Buongiorno a tutti, siamo Martina e Giulia e siamo qui oggi con tre personalità del Wireless nel cinema, un collettivo cinematografico nato su Facebook negli anni recenti e un gruppo di donne di diversa formazione. Abbiamo Patrizia Bernardini, che è attrice e regista di teatro, presente qui al Ca' Foscari Short Film Festival con il cortometraggio Una Nessuna Tutte. Silvia Bertocchi, attrice e artista poliedrica, che ha interpretato e diretto il corto 2020 Milano Lockdown Manifesto con la voce narrante di Ella Voss. E infine Anna Sozzani, attrice e autrice di Quadrilingue, qui con il cortometraggio Sigur. La prima domanda è per Patrizia. E innanzitutto il cortometraggio è in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne e il bianco e il nero, il fatto che sia una quotidianità di due amiche rende l'immedesimazione diciamo immediata, però la cosa che colpisce di più è la frase diventa un loro diritto. E infatti, se ci pensiamo, questi eventi in cui una figura maschile ha comportamenti o comunque fa commenti spiacevoli avvengono talmente spesso che vengono quasi normalizzati. E il fatto di segnalarli e soprattutto riconoscerli può essere una sorta di punto di inizio per fermare e magari anche tornare indietro per questo processo. Allora guarda, hai colto perfettamente qual era l'intento del mio lavoro. Parlare della violenza non parlando dell'acme, cioè il femminicidio, la violenza fisica che è la più evidente, no? Quindi mostrare molti come i fatti, le botte. Non volevo parlare di quello, volevo parlare di quello che c'è sotto e che porta a quello. Qualcosa, come hai detto tu, che è talmente radicato nella cultura maschile ma anche purtroppo femminile. Se avete notato, le due amiche sono due amiche qualunque, sì, che in un giorno qualunque si fanno una telefonata qualunque e continuano a fare le loro cose, come facciamo normalmente quando siamo al telefono a casa. Chi innaffia, chi lava, chi fuma, insomma. E si parlano, ma nel linguaggio, cioè nel racconto quotidiano, quello che ho voluto far raccontare alle due, buttandolo là come spunto senza approfondimento, è proprio la violenza del linguaggio e del comportamento che poi porta. Non le vediamo mai in volto proprio per questo, perché siamo una, nessuna, tutte. Credo che a ognuna di noi è accaduto che qualcuno ti ha messo la mano da qualche parte. Anche un amico, anche il regista amico, anche il compagno di scuola che ti tocca il seno e ti fa: ma non ti sei messa il reggiseno oggi? Cioè, non è che io vado da lui e gli dico: ma non ti sei messo le mutande oggi, ecco, per dire, no? È questo, è il modo con cui ti parlano, per cui sempre il nostro corpo è oggetto di anche ammirazione, ma magari un'ammirazione spiacevole, tipo quello che dicono a una delle due che c'ha il culo come un Samsung o un Huawei, me la fa fare una telefonata. Sono cose vere, non sono inventate da me, ok? Ho fatto una ricerca per questo. Ed è proprio questo il punto: se anche noi, una delle due, infatti la prende così, come dire, d'accordo, lo fanno tutti, non possiamo tutti i giorni metterci a questionare, no? E invece bisogna prendere coscienza: se noi non lo facciamo, noi diamo loro il diritto di pensare che è normale, che non è niente di grave. E allora non è niente di grave neanche che una ragazza si trova a una festa e viene violentata dagli amici, ripresa col cellulare, e vedere se stessa sui social o sui telefonini degli amici. Sembra ormai tutto normale, è sempre stato normale, questa è la verità, perché la violenza nasce soprattutto nel luogo dove si vive, famiglia e amicale, ed è sempre stato così dalla notte dei tempi. Scusate se mi dilungo, ma ci tengo. E ora cosa c'è di diverso? C'è che c'è un'informazione, e c'è che forse le donne per la prima volta, oltre agli anni 70, dove abbiamo conquistato dei grandi diritti che ora sembrano messi in discussione, comunque cominciamo di nuovo a riprendere coscienza di questa cosa. Quindi questo ho voluto raccontare con il corto, e la cosa finale, cioè che una delle due ha ricevuto, no? Le botte, le famose botte, per la prima volta nella sua vita col suo compagno, ed è proprio l'altra che le dice di prendere la decisione di andarsene subito.
perché una delle altre cose che mi piacerebbe che noi potessimo fare con libertà è che non devi aspettare che ti è menato la seconda, la terza, la quarta, ma che alla prima tu possa prendere il coraggio di dire no e che ci sia una rete di protezione anche amicale con cui non vergognarsi di dire e di raccontare. Scusate la lungaggine, insomma, ecco. Grazie. Spero di aver risposto. Sì. E invece per Silvia, il corto presenta una Milano desolata, deserta, quasi una sorta di città fantasma per via ovviamente del Covid. La mia domanda è, da dove viene la volontà di adottare un approccio più dinamico, anche sperimentale, anche attraverso l'uso appunto della musica, per trattare un oggetto appunto come quello appunto del Covid, rispetto ad un approccio più patetico, diciamo nel senso etimologico del termine, a cui forse nell'ultimo anno e mezzo siamo stati abituati. E poi anche quale significato assume la vicinanza anche al Cenacolo in particolar modo? Allora, grazie per questa domanda che è molto interessante e permette vari spunti di riflessione. Io mi riferirei anche un po' al discorso qui di Patrizia, perché appunto lei diceva: io ho cercato di parlare della violenza sulle donne senza far vedere le donne con gli occhi neri picchiate, ecco, io potrei dire la stessa cosa, ho cercato di parlare di un periodo che poi è una fascia proprio temporale senza andare proprio lì a girare il coltello nella piaga, quindi non ho voluto far vedere gli ospedali, la gente che stava male, le persone appunto imploranti pietà che noi conosciamo bene, abbiamo visto al telegiornale, quindi io non volevo che fosse una replica di un telegiornale, bensì che appunto questo periodo, questo racconto assumesse un sapore un po' più performativo, quindi il fatto di poter raccontare con il nostro corpo, con i nostri movimenti, con le nostre azioni, anche qualcosa al di là delle parole, e in questo caso una vicenda che ha colpito l'umanità intera, una pandemia mondiale, e quindi volevo appunto un po' distaccarmi da questo racconto, come hai detto tu, patetico, ma appunto ho voluto raccontarlo in una maniera più artistica, se vogliamo, quindi ho abbinato la musica, ho abbinato la danza, peraltro una musica abbastanza sui generis, quindi una musica fondamentalmente techno, Tech House, che è del mio amico Matteo Spedicati, che ha prodotto da New York contemporaneamente, e poi ho deciso appunto, oggi abbiamo visto noi la versione in italiano, quindi dove la voce era la mia, però appunto di far parlare un artista, la voce di una cantante, una che appunto la voce la usa non solo come noi per recitare, ma proprio per cantare, per fare quello che secondo me con la voce è la cosa più alta da fare, no? Ed è Ella Vost, che è una musicista americana che io conoscevo soltanto attraverso le sue canzoni, in realtà non conoscevo il suo volto, non avevo idea di chi fosse, ma sentivo sempre una sua canzone che mi piaceva tantissimo, e ho provato a contattarla così, ma è tutto nato davvero per caso, perché eravamo proprio nelle prime due settimane del primo lockdown, quindi parliamo del 20 di marzo, quando ancora se ne parlava poco, e soprattutto Milano, che è la città dove vivo, lo sentivo un po' di più. Ecco, perché davvero lì è stato pazzesco tutto il lockdown, tutta la chiusura, è veramente è stato molto molto pesante, e ho provato a raccontarlo in modo naturale, nel senso che era ciò che mi veniva in mente nel momento di fare, e ho provato a farlo, quindi siamo usciti la mattina a girare all'alba molto presto, e la città era davvero così come si vede, non è un lavoro di montaggio, non è uno scherzo, non è come chi cerca di riprendere e va un po' a prendere quello che vuole. Era proprio la realtà dei fatti, quindi la desolazione più totale, e appunto in quel periodo, quindi durante il lockdown, mi è capitato per puro caso di abitare proprio lì vicino appunto alla cattedrale di Santa Maria delle Grazie che vediamo nella performance, nel film, e appunto a fianco alla cattedrale c'è custodito il Cenacolo, e lì ho fatto proprio un parallelismo con la figura un po' di Leonardo da Vinci, che è assolutamente fuori da questo argomento, ma che stranamente proprio l'anno scorso erano più o meno i 500 anni della sua morte, e quindi ho pensato: ma guarda questa città come Milano, così grande, così bella, così europeizzata, se vogliamo, così tanti anni fa aveva appunto
ospitato uno dei geni della nostra, della nostra Italia e del mondo probabilmente. Un uomo così avanti che era capace di progettare macchine volanti quando ancora non esistevano gli aerei, quando si camminava con i piedi ben saldi per terra probabilmente. E guarda adesso come ci siamo ridotti, ridotti forse, chissà. Quindi credo che ci sia un fondamentale bisogno di rinascita e quindi io mi sono voluta un po' ispirare appunto alla figura di Leonardo da Vinci, anche senza prendere niente di suo, ma proprio semplicemente parlandone e trovandomi davanti ad un cenacolo che però era chiuso. E quindi questo è molto importante, quindi l'impossibilità di entrare, l'impossibilità di vedere con i propri occhi, e non dimentichiamoci anche che il cenacolo comunque lo si trema per tantissimo tempo prima per vederlo solo 10 minuti, quindi anche lì è proprio un mondo che ci scivola dalle mani e noi siamo qui a cercare di acchiapparlo, quindi ce la faremo o non ce la faremo. Direi che da quando ho girato comunque il film ci sono stati tanti passi in avanti, quindi diciamo che è un po' rientrata l'emergenza e sono qui in presenza di altre donne come mai pensavo di poter fare così velocemente, quindi è soltanto un anno dal film e quindi sono veramente contenta di averlo potuto presentare con altre donne talentuose che oggi sono anche un po' il nostro scudo e la nostra compagnia, quindi grazie mille. Grazie mille. L'ultima domanda è per Anna. E il cortometraggio mostra la serata solitaria di Capodanno di una donna single e assistiamo a un monologo, però è un monologo apparente perché in realtà la protagonista parla con una sé che riflette, diciamo, il giudizio della società odierna. E la comicità di alcune scene, mi viene in mente ad esempio la creazione del profilo social, quanta comicità e quanta critica c'è? Oppure la comicità nasconde un'effettiva critica della società? Allora, faccio una piccola premessa. Questo personaggio mi è venuto durante il lockdown, come tantissimi personaggi che mi sono venuti, perché io sono professionalmente un'attrice e questo è uno di quelli che ho girato perché era facile da girare, perché non avevo bisogno, essendo diciamo tecnicamente un monologo, non avevo bisogno di un collega, c'erano ancora delle regole molto severe, potevo farlo a casa mia e eccetera. Però, ciò detto, mi fa molto piacere che hai notato questo aspetto, perché sì, c'è una critica velata, non è una critica, è una constatazione che molto spesso noi dobbiamo scegliere un ruolo, dobbiamo scegliere un'identità e spesso questa identità, questo ruolo sono restrittivi. E dunque questa donna che io ho rappresentato è una donna che all'apparenza è totalmente normale, socialmente normale, eccetera, però non lo è. Cioè è normale, però non con la normalità che si vede, perché ci sono tanti mondi paralleli, non solamente quello diciamo più comodo, più ecco. E dunque anche questo fatto che poi non voglio fare la spoiler, però diciamo che a un certo punto viene, non riesce a fare questo profilo, sì, perché non riesce a mettersi in una piccola scatola. E, cosa che peraltro io come attrice conosco, perché l'Italia è l'unico, poi c'è anche tutta la questione dell'età, di diverse altre cose, e io questa problematica diciamo la conosco in Italia perché è l'unico paese che io conosco, in cui, perché ho lavorato in tanti altri paesi, che chiedono il codice fiscale che ha la tua data di nascita sopra, per cui ti mette veramente in una casella, però vabbè, questa donna non fa l'attrice, però si trova davanti a questa situazione, oddio, e c'è uno stigma rispetto all'età, come rispetto a tante altre cose, perché il mondo in cui viviamo è spesso non del tutto a nostra dimensione, dobbiamo adeguarci a moltissime cose per essere efficaci in qualche modo. E
E mentre invece si potrebbe dire sì, ma questa donna non ha elaborato un lutto. Sì, forse non ha elaborato un lutto da un punto di vista psicologico, però non è l'unico aspetto, cioè non è semplicemente che non è una soluzione facile. Ah, elabora il lutto e poi ritorna dentro la sua routine che era prima o che sarà dopo. No, ecco, coesistono. Ogni donna credo che abbia tante dimensioni, alcune riesce a viverle, tante non riesce a viverle. Grazie mille. Bene, grazie mille di essere state con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Speriamo di rivederci nelle prossime edizioni del festival. Speriamo sempre. Grazie.